soddisfatto di questo pareggio? Ah, se me l'avessi detto prima della partita, sì, ti direi sicuramente soddisfatto. Per come poi ho visto alla fine, sono soddisfatto per i miei ragazzi che hanno fatto rivedere bene, ma questo già lo dico da due partite, quindi questa è la terza, la personalità giusta, è lo spirito. E con questo spirito sono convinto che non ci salveremo certo all'ultima partita, mi auguro prima, se questo è lo spirito che ho visto anche oggi, quindi quello mi dà tanta serenità. E quel rigore? Ma guarda, il rigore, adesso non lasciami fare polemiche, forse più quel fuorigioco, ma non parliamo di queste cose adesso, l'atteggiamento così. Adesso l'importante è che la squadra ha ripreso sicuramente un po' di fiducia, perché oggi, prima della partita, sentire a destra e a sinistra ci davano come a Milano, che giocate a fare. Io quello che ho visto, credo, ho fatto dei conti, almeno 80 milioni davanti all'attacco dell'Inter, con due ragazzi dietro, parlando adesso della difesa, praticamente che l'avete visti, no? Camporese, Nassi, ma tutta la difesa. E questi sono, quando si parla di futuro di questo progetto, sono anche queste le cose che ogni tanto bisogna ricordare. È una stagione così, è una stagione, anche quel rigore lì, insomma, è una stagione un po' strana. Presidente, loro avevano 80 milioni all'attacco, esatto. La Fiorentina forse un po' poco. Abbiamo giocato senza punte oggi, no? Contro, ancora credo, una delle squadre più forti d'Europa, fino a un anno e mezzo fa, ma lo è ancora. L'Inter è una grande squadra, avete visto che razza di giocatori che hanno, no? E noi oggi abbiamo fatto veramente 90 minuti, l'abbiamo gestita noi. Certo, poi non bisogna neanche colpevolizzare tanto Jalic, perché è giovane e credo che sia anche questa esperienza per il futuro. Ha avuto il coraggio di andare sul dischetto, anche a quell'età, quindi prendiamo anche quel poco di positivo da quell'errore di lui. Adesso ripartiamo, andiamo con fiducia a Roma, che questa è una cosa importante. Si è alzata la classifica per la salvezza, quindi siamo tutti lì, insomma, fino a 42 l'avete visti, no? Stiamo parlando veramente di tre punti e bisogna fare tutt'altro tipo di discorsi. E ci sta anche questa stagione. Il Genoa sta perdendo 2-0. Sta perdendo 2-0. È stranissimo. È stranissimo tutto un po', no? Squadre come noi, come il Genoa, trovarsi a lottare per la salvezza. Ma ormai ci siamo, dai. È inutile, il passato non serve a niente, adesso mancano 5 partite, buttiamoci qui. Sul fronte societario si rimane a quello che avevi detto la settimana scorsa, cioè metà maggio, fine campionato, o c'è un'accelerazione magari? Fine campionato, la salvezza acquisita, saprete tutto. Adesso, anche perché lavorano tutti, quindi non è che ti posso annunciare niente o uno o l'altro. Quindi. Certo. Senta, le è piaciuto oggi il pubblico? Cioè, sì, beh, il pubblico mi è sempre piaciuto, perché quando ci ha contestato l'ha fatto sempre giusto, a parte qualche cosa che, ma vabbè, lasciamo perdere il passato. Il pubblico ha capito da tante settimane, la svolta secondo me c'è stata prima del Milan, quando abbiamo parlato tutti insieme, ci siamo confrontati con loro, abbiamo capito che tutti insieme dobbiamo uscirne, è un passo, un mattoncino alla volta e speriamo di sì. La cittadella della Mercafir vi interessa sì o no? Guarda, adesso fra 20 giorni parleremo di tutto quello che volete, adesso mi interessa soltanto a mercoledì Roma, mi interessa domenica Bergamo, mi interessa che i ragazzi rimangano con questo spirito. Parliamo solo di calcio per 20 giorni, abbiate pazienza, datemi retta, anche per voi. Di calcio, c'erano Gamberini e Montolivo in panchina, sono due giocatori della vecchia guardia, è una sorta anche di emblema di quello che sarà il nuovo corso della Fiorentina. Adesso sono scelte oggi tecniche, ma anche scelte fisiche. Credo che Gamberini e Montolivo non erano neanche al 100%, mi risulta, quindi no. Ma questo poi ne parlerete con il mister le prossime settimane. Comunque ripeto, sono state scelte anche fisiche, no? Non tecniche. Rispetto a 20 giorni fa mi sembri meno preoccupato. Con questa, cioè, beh, se mi hai visto il primo tempo, insomma, sì. No, vabbè, io sono arrabbiato, però, adesso ho capito che... No, spero anche nel futuro di reggere anche il primo tempo, perché se ho questo atteggiamento qui... Eri più agitato del solito oggi. Sì, ero agitato perché vedevo una Fiorentina giocare bene, una Fiorentina che stava dettando i tempi, una Fiorentina che aveva avuto due occasioni anche importanti, quindi rivedevo quei primi tempi un po' maledetti di alcune partite degli ultimi mesi. Ecco perché ero agitato, capisci? No, solo per questo, poi alla fine... Diciamo che un punto ci sta con una grande squadra, però il rammarico adesso ce n'è molto. Ma oggi Diego non è venuto? Doveva venire con l'Inter? No, per la verità è tornato la settimana scorsa, ma vedete che prima della fine del campionato arriva, tornerà. Con il Novara, forse no? Adesso pensiamo a Roma, dai, la cosa importante. Vieni. So con i ragazzi, no, sapete le trasferte? Per i miei motivi anche sei qui alla vigilia, o rivengo giovedì, adesso devo valutare un po' con i miei qua, certo, o vado mercoledì, anche martedì a trovarli. Adesso è importante Roma, che lottano per la Champions
e quindi sarà un'altra gara durissima. Con questa personalità io credo che, ripeto, Presidente, non dovremo aspettare l'ultima partita, mi auguro. Presidente, tra 20 giorni si parlerà anche del futuro. Un mese, adesso, quanto manca la fine del campionato? Ho perso un po' i conti. La Fiorentina ripartirà sicuramente con il mister in panchina. 20 giorni manca, sì, sì. Ma guarda, ti rimpallo come Mercafil, il nostro allenatore, abbiamo dato un contratto di 2 anni, quindi è il nostro allenatore. Poi queste cose adesso non me le chiedete di niente perché